È attivo da ieri pomeriggio al comune di Gera lo sportello contro la crisi da sovraindebitamento gestito dalla società di servizi di tutela legale finanziaria Presidium. Il front office al secondo piano degli uffici di Viale Mediterraneo riceverà ogni giovedì dalle 16.30 alle 19 ed ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Secondo l'intesa siglata con il comune, lo sportello offrirà consulenza e sostegno gratuiti ad imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. C'è uno sportello informativo aperto 2 giorni a settimana, che in realtà, può aprire anche per più giorni qualora, altri soggetti, proponenti volessero, insediarsi in questo ufficio e dare informazioni per ridurre il carico debitorio, sulla base della legge 3 2012, di chi, è in sofferenza in un territorio che sta mostrando tutti i lati, negativi di una forte crisi industriale, che si è congiunturata con quella, di carattere globale. La situazione di crisi che è sfociata dal 2008, sostanzialmente dopo il grande crack causato da Lehman Brothers, eccetera, poi ha inevitabilmente impattato nell'economia mondiale e quindi in quella locale, che già di per sé aveva delle coordinate abbastanza deboli. Inevitabilmente ha fatto esplodere una situazione di difficoltà e di sovraindebitamento e nel settore delle imprese e nel settore delle famiglie. Esistono degli strumenti per poter affrontare le problematiche, noi ci proponiamo di affrontare queste problematiche. Grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune di Gela abbiamo la possibilità di poter esporre gratuitamente le possibilità che sono offerte al legislatore per affrontare questa posizione. Vogliamo soltanto offrire un servizio sociale e ringraziamo quindi il Comune per l'opportunità che ci ha dato di poter svolgere questa attività. Grazie all'assessorato allo sviluppo economico, che è l'assessorato preposto alla tutela, agli interessi, alla cura, allo sviluppo delle attività imprenditoriali, commerciali, agricole e comunque in genere allo sviluppo economico della nostra realtà. E oggi, grazie alla sensibilità dell'assessore e dell'amministrazione tutta, si apre questo sportello al fine di dare un'assistenza a quelle aziende, a quelle imprese, a quei professionisti, a quei commercianti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento e quindi di avere tutti quei consigli, quelle dritte che gli consentiranno sicuramente, grazie a questa importantissima legge, la 3 del 2012, di uscire fuori da questa condizione, di sovraindebitamento e poter ripartire tagliando appunto molte spese, molti debiti e poter ripartire, avere una speranza di partenza con una condizione sicuramente più alleggerita e con tutto quello che ne comporta, ovviamente per quanto riguarda anche i rapporti personali, nelle famiglie e nella propria azienda, di appunto ripartire senza questa zavorra di debiti che rende la vita sicuramente difficile e pesante.